Buonasera. Allora, come vi ho detto, non ho visto gli ultimi 10 minuti della partita, recupero compreso. E di che parliamo? Non ho visto il gol di Chiesa, chiaramente, però a grandi linee ho visto la prestazione. Si aprono dai quarti, si vive la giornata. Non so manco se è entrato Di Maria, ma credo di no. Cosa mi ha detto questa partita? Qualificazione meritata, tutto sommato. Sulla prestazione di oggi, bene il primo tempo, decisamente meno il secondo, però siamo andati anche un po' in gestione. Domenica sera c'è l'Inter e va bene, si è voluto un po' preservare le energie e va bene, e va bene. Naturalmente non so cosa stia facendo la Roma, perché devo fare il video. E sulle prestazioni mi è piaciuto molto Vlahovic nel primo tempo, decisamente meno nel secondo. Vlahovic è un po' troppo umorale, deve imparare a stare calmo, e bene fa Allegri a strigliarlo. Mi è piaciuto Locatelli, mi è piaciuto Rabiot, molto bene la difesa, devo dire, Szczęsny compreso. Kostic, Cuadrado e Ken un po' meno degli altri, meno bene degli altri, però dai, ragioniamo in maniera globale, accontentiamoci di questo passaggio del turno che ci proietta ai quarti di Europa League. Quarti di Europa League, dove dovrebbero già esserci Siviglia, Feyenoord e Manchester United. Non ho ben visto ancora i risultati, ora magari li guardo. Andiamo un po', gol.com, guardiamo un po' i risultati. Allora, la Roma intanto è sullo 0-0. La Roma sullo 0-0, a 7-1 il Feyenoord sullo Shakhtar addirittura. Lo United ha vinto in casa del Betis di Siviglia. Accetto i mortacci vostri a voi cuchi, e va bene, e va bene. Cosa volete che vi dica? Dovrei mettere qualcosa sotto i denti, non so se prendere un McDrive o... Ma sì, andiamo a prenderci un bel McDrive meritato, perché dopo le riunioni di lavoro è tanta roba il McDrive. E stavo dicendo, è stata una Juve che, a parte quella grossa occasione nel primo tempo, sulla paratura di Szczęsny e salvataggio di Bremer, praticamente non ha corso sti rischi. Poi c'è stata un'altra parata, anche se il gioco era fermo e tutto il resto, non l'ho visto nei 10 minuti. Devo dire, il Friburgo, una squadra molto volenterosa, ma oggettivamente molto limitata tecnicamente. Eccezione fatta per questo Doan, che è stato nettamente il migliore finché ha giocato, poi è entrato Grifo e vabbè. Una squadra che aveva come arma solo le palle alte. Però una cosa vi dico, al netto del fatto che il 19 aprile c'è il verdetto del CONI e va bene, adesso sono curioso di vedere cosa titoleranno i giornali sul passaggio dalla Juventus, perché dopo averci sfrangiato le palle sulle tre italiane come se fosse chissà quale impresa, quando era la regola prima di Calciopoli, quindi non è la Juve a tappare le altre, ma gli altri, la FIGC a tappare la Juve. Sono curioso di vedere cosa scriveranno questi ora. No, perché a volte ci vuole proprio la faccia come il culo, eh. Non so cosa ha fatto la Fiorentina, tra l'altro. Vabbè, dai, raga. Guarderò forse nell'intervallo delle partite il gol di Chiesa. O magari gli ultimi 5-10 minuti della partita. Ora metto un po' alla Roma per commenti un po' più approfonditi.
naturalmente ci vediamo più tardi anche per le pagelle. Diciamo che voglio guardarli proprio per, in funzione pagelle, questi 10 minuti della Juventus. Comunque, Juve ai quarti di finale, Juve ai quarti di finale, contro due, abbiamo eliminato due avversari, direi che erano tutto sommato poca cosa. Io mi meraviglio ancora come il Friburgo sia arrivato davanti al Nantes nel girone, ma vabbè, misteri del calcio. Io onestamente il Nantes l'ho visto una squadra migliore dal punto di vista tecnico. Certo, il Friburgo squadra più ordinata, magari più forte fisicamente, però onestamente non mi ha impressionato. Ora, raga, conoscendo la storia delle coppe, mi aspetto un sorteggio duro ai quarti. Vi dico subito, mamma mia che casino, mamma mia che casino. Allora raga, mi sa che qua dobbiamo andare di Just Eat, eh. Mi sa che qua, visto il casino che c'è al McDrive, ci tocca andare di Just Eat. E va bene, e va bene. Dato che non voglio passare la serata qui, torno a casuccia mia, guardiamo la Roma. Voi iscrivetevi al canale intanto, eh. Ci sentiamo dopo.